Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Solennità dell'ascensione di Gesù al cielo. Questo mistero della salvezza la Chiesa ce lo propone anche nel secondo mistero del Santo Rosario, la preghiera mariana, durante il quale, ecco, siamo invitati a meditare proprio questo evento dell'ascensione di Gesù al cielo, che non è l'abbandono di Gesù dei suoi discepoli, e invece il compimento dell'opera di salvezza che Gesù, mandato dal Padre, è venuto a realizzare nel mondo. Quell'opera di salvezza attraverso la quale Gesù riapre le porte del cielo a tutti gli uomini, e la sua ascensione. Con la sua ascensione ogni uomo può aspirare ad ascendere al cielo, perché Gesù, come Dio, si è fatto uomo e come uomo ascende al cielo nella gloria di Dio. Il racconto di San Luca negli Atti degli Apostoli pone questo evento sul monte degli ulivi, mentre nel brano del Vangelo abbiamo sentito come Matteo colloca questo evento su un monte indeterminato della regione della Galilea, quella Galilea a cui Gesù aveva rimandato i suoi apostoli già nel giorno della Pasqua, quando alle donne dice: «Andate dai miei fratelli che tornano in Galilea e là mi vedranno». Perché questo invito di Gesù agli apostoli a tornare in Galilea? Tanti sono i motivi, gli argomenti di riflessione. Il primo è certamente questo Gesù che rimanda agli apostoli nei luoghi in cui loro lo hanno incontrato, in quella regione in cui Gesù ha scelto proprio loro, lungo il lago di Genezaret, per esempio. Da quell'incontro con Gesù sono stati per 3 anni fino a Gerusalemme, dove si è compiuto il mistero della salvezza, proprio nel mistero pasquale di Gesù, la sua morte e la sua risurrezione. Proprio alla luce di questo evento, Gesù li rimanda nella Galilea, che nel linguaggio biblico è un luogo lontano da Gerusalemme, dal Tempio, dalla Giudea. Ed era una terra in cui si viveva una realtà multietnica, diciamo. Non c'era il giudaismo puro come si poteva pretendere in Gerusalemme e nel Tempio. C'erano tante razze,
tante persone. Veniva chiamata la Galilea delle genti. Questo linguaggio nel mondo d'oggi ci aiuta a capire che anche noi siamo mandati da Gesù nella nostra Galilea, lì dove abbiamo incontrato Gesù, con cui abbiamo fatto l'esperienza della Pasqua. Ma poi dobbiamo tornare proprio in questa Galilea, che nel mondo in cui viviamo, grazie ai progressi scientifici, diventa quasi la Galilea il villaggio globale del mondo. Oggi celebriamo anche la giornata delle comunicazioni sociali. Attraverso queste comunicazioni sociali ci rendiamo conto quanto è piccolo il mondo. È diventato il villaggio globale, per cui ogni cosa, buona o cattiva che sia, subito arriva per tutto il mondo. E i mezzi di comunicazione, ecco, ci aiutano proprio a conoscere questo. La pandemia, iniziata in una regione della Cina, in pochi giorni, in poche settimane, è arrivata al mondo intero. E questo nel bene, nel male e nel bene. Allora cosa significa per noi tornare in Galilea alla luce della Pasqua? Portare lì questa parola di salvezza, questo messaggio di salvezza, anche in queste realtà così difficili come quelle che stiamo vivendo. Ma dopo di questo, il monte, per Luca degli Ulivi, per Matteo questo mondo indefinito della Galilea, rappresenta sempre un luogo in cui Gesù, ma prima di lui anche nell'Antico Testamento, il Signore convocava i suoi eletti, sempre sul monte, perché per salire sul monte occorre alleggerirsi dalle cose della terra. Per andare sul mondo, in questo incontro più intimo con il Signore, dobbiamo saperci distaccare dalle cose che quotidianamente appesantiscono il nostro cammino. E gli apostoli fanno questo. Ma nonostante questo stare sul monte, gli apostoli non hanno compreso ancora qual era realmente la missione di Gesù. Aspettavano la restaurazione del regno di Israele e lo chiedono negli Atti degli Apostoli. Nel brano di Matteo si sottolinea che erano dubbiosi, molti dubitavano, quindi erano incapaci ancora di comprendere questo. La risposta che Gesù dà a quella domanda, e questo è il tempo in cui restaurerà il regno di Israele, non è un rimprovero, è semplicemente un riportare l'uomo al progetto di Dio, che solo lui conosce. E l'uomo, gli apostoli, noi, ci dobbiamo porre di fronte a questi eventi non con le capacità umane, col ragionamento umano, ma innanzitutto fidandoci di Lui, perché i progetti di Dio sono certamente migliori dei nostri progetti umani. Affidarci a Lui. Nel brano del Vangelo, Gesù, dopo aver promesso lo Spirito Santo, come anche negli Atti degli Apostoli, dice: andate in tutto il mondo, andate dovunque, fate tutti i miei discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato. Come realizzare questo mandato di Gesù? San Luca nella prima lettura lo specifica ancora meglio.
Riceverete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni in Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria, fino agli estremi confini della terra. Quindi per continuare questo compito o questa missione di Gesù nel mondo, lo dobbiamo fare prima di tutto con la forza della testimonianza e poi anche con la nostra parola, che dà spiegazione del perché viviamo in un determinato modo. E per comprendere questo, certamente dobbiamo impegnarci, ma non basta l'impegno umano, come ripeto, occorre anche qui, e ci viene in aiuto Paolo nella seconda lettura, quando ci invita a pregare il Signore, il Padre della Gloria, perché ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, per una più profonda conoscenza di Lui. Ecco cos'è importante, questo spirito che Gesù promette agli apostoli, che dona anche a noi, lo dobbiamo invocare, perché solo Lui ci può far conoscere qual è realmente la nostra vocazione, la nostra chiamata, per comprendere a quale speranza Egli ci chiama, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. E tutto questo, ecco, in sintonia anche con quello che ci invitava a fare anche l'Apostolo Pietro nella seconda lettura di domenica scorsa, quando diceva: adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Quindi la parola deve servire a rendere ragione di fronte al mondo della nostra testimonianza. Quella testimonianza che scaturisce da questa certezza di fede, da questa speranza che il Signore sarà sempre con noi, che avremo forza dallo Spirito Santo, come gli Apostoli, anche noi, per essere testimoni credibili in questo mondo così complesso. Perché questa missione, ripeto, non la dobbiamo fare da soli, ma la dobbiamo compiere nella consapevolezza che Lui è sempre con noi. Il Vangelo, l'abbiamo sentito, si conclude proprio con questa espressione: io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Viviamo questa esperienza proprio nella consapevolezza che Lui non ci abbandona mai, anzi ci dà sempre la forza di proseguire il nostro cammino, specialmente nei momenti non facili della nostra vita.